Anche una preghiera per i nostri fratelli che soffrono questa malattia così crudele, che trovino la strada della guarigione il più presto possibile. Amici miei, io sto bene e spero che anche voi stiate bene. Ho cambiato un po' stanza dove registro. Di solito registro in cucina vicino al salotto, ora sono in camera di letto, perché almeno così, come potete vedere, esco da una stanza all'altra. Perché in questo periodo bisogna uscire, ok? Sì, però da una stanza all'altra, non fuori di casa. Comunque, il Milan cerca David Luiz. Il pensiero di un tifoso rossonero. Bene, ma non ha 20 anni. Sì, però lo vuole Gazzidis. Ah, quindi un incoerente del cazzo. A questo punto cambiamo notizia. Io vado avanti per rispetto vostro, vorrei questo chiarirlo. A questo punto cambiamo notizia e diciamo la verità. Dybala ha preso il coronavirus. Da quando è venuto fuori la storia che Rugani l'aveva preso, avevamo ipotizzato che uscirebbe fuori il nome di un altro calciatore che ce l'avesse. Quindi, Dybala ha preso il coronavirus. È inutile che si faccia la maschera se intanto lo prende. Ecco, abbiamo capito quanto è contagioso. Non importa quanto sia il tuo stato sociale o quanti soldi tu abbia, bisogna stare a casa per proteggere le persone che amiamo. Dybala non ha sicuramente preso dei provvedimenti, sicuramente, però l'ha preso lo stesso. Quindi, cosa vorrebbe dire? Che per battere il coronavirus bisogna fare la guerra al coronavirus, però della maniera giusta. Quindi, ovvedendo le regole in cui ci imposta il governo e rimanendo a casa. Un abbraccio forte per chiunque, chiunque stia combattendo questa battaglia. Un bacio da me. Sempre Forza Milan. Forza tutti insieme italiani. Ce la faremo. Ce la faremo. Che fai? Non andar via. Iscriviti al mio canale, lascia like e campanella degli aggiornamenti. Ciao!